Claudio Cerasa, Alessandro Di Battista. Non perdiamo tempo perché non ne abbiamo tantissimo. Voglio subito chiederle, lei ha detto una cosa molto interessante a suo tempo, ha detto il terrorismo è come il cancro, attenzione a non guardare anche alle cause del terrorismo. Mi corregga se sbaglio, più o meno è questa la frase che lei ha detto. Assolutamente sì. Dopo questo lungo pippotto iniziale, cosa pensa di quello che sta avvenendo e di questo atteggiamento che abbiamo avuto fino ad ora? Il terrorismo è proprio come il cancro. Io le porto un dato. Da quando sono state buttate giù le Torri Gemelle ad oggi sono stati investiti circa 4.400 miliardi di dollari nella lotta internazionale al terrorismo. Questo ce lo dà la Global Terrorism Index, che è un'organizzazione internazionale che studia queste cose. Ad oggi i risultati sono maggiore potenza di fuoco dei terroristi, averceli dentro casa e soprattutto la nascita in tante parti del mondo di nuove sigle sempre più violente. Un tempo c'era soltanto Al-Qaeda, oggi ce ne sono moltissime anche in Libia. Quello che io ho provato a dire in questi due anni, in Parlamento abbiamo portato avanti delle proposte anche molto dure e drastiche, è che evidentemente non si buttano giù i terroristi, non si uccidono con le bombe, perché questi ce li abbiamo dentro casa. La notizia di oggi, io sono sempre molto critico con Alfano, penso che sia un ministro dell'interno piuttosto inadeguato per una serie di questioni. Sono contentissimo che vi siano stati fatti degli arresti. È evidente che qualsiasi cittadino è innocente da Costituzione fino a sentenza passata in giudicato, ma ancora più importante ovviamente dell'innocenza del cittadino è la sicurezza generale, per cui evidentemente questi soggetti, grazie anche alle intercettazioni, essere messi in sicurezza. Claudio Cerasa, direttore del Foglio, non so se ti ho presentato prima. Si dice anche altre tre cose questa storia. La prima è che, come risulta da queste intercettazioni, che poi vedremo se sono millantato credo oppure rappresentano un qualcosa di simile alla verità, Israele viene sempre riconosciuto come un nemico degli anti-occidentali e delle forze fondamentaliste. Quindi anche l'idea di andarsi a far esplodere di fronte eventualmente un'ambasciata israeliana è significativo. Però la cosa più interessante, anche da quello che prima raccontavi, è che c'è una grande balla, secondo me, che viene raccontata negli ultimi anni, cioè che per guardare le cause del terrorismo bisogna sempre andare a guardare nelle banlieue, nel disagio sociale, nella diseguaglianza. Il tema invece è molto diverso, perché non è il contesto sociale ma è il contesto ideologico da andare a vedere, perché le storie che abbiamo raccontato oggi, ma molte altre, io ricordo il terrorista San Bernardino, ricordo una donna che si è fatta esplodere al Bataclan, ricordo anche l'anima vera dell'attentato di Parigi il 13 novembre, erano tutte persone con un alto stato di reddito. A San Bernardino in America la persona che si è fatta esplodere aveva un reddito di 70.000 euro, la persona che si è fatta esplodere al Bataclan in questione veniva da una famiglia di imprenditori, la persona che era l'anima nera di quell'attacco terroristico era una persona che veniva dalla middle class. È un contesto ideologico, non sociale. E poi riporto una piccolissima cosa che mi ha colpito subito dopo appunto l'attentato alle Torri Gemelle di cui si parlava prima. Sì. Un importante economista americano, consulente di Obama, che si chiama Alan Krueger, ha scritto un libro che si chiama What Makes a Terrorist, cioè cosa fa un terrorista, e lui ha scoperto con analisi empiriche esplicite la seguente affermazione. Ha detto che dopo l'11 settembre Al-Qaeda aveva arruolato il 35% di suoi affiliati che avevano una laurea, il 40% apparteneva alla categoria dei professionisti e altre statistiche simili. Cioè i terroristi arrivano spesso dalle file di persone più istruite, perché è un problema ideologico e di religione. Lei la condivide, Di Battista, questa posizione di... Io sono d'accordo su questo, sul fatto che non è soltanto legato al disagio sociale, certamente c'è un discorso legato all'ideologia. Vi volevo dare una notizia, perché sul Movimento 5 Stelle si dicono tante questioni rispetto alla politica estera. Io sono stato recentemente in missione a Mosca, come Movimento 5 Stelle. Non è che il Movimento 5 Stelle sia filo russo o filo americano, siamo filo italiani, però pensiamo che in questa fase drammatica occorra una politica molto più tranquilla tra paesi NATO, paesi UE e Federazione Russa. E vi posso dire che riteniamo, per quello ho scritto una mozione che ho depositato da poco, contro le sanzioni alla Russia, affinché vi sia una maggiore collaborazione tra forze di intelligence però e della Federazione Russa. Siria, i russi. Certo, però io parlavo soprattutto, oggi gli arresti li abbiamo avuti grazie alle forze di intelligence, alle forze di polizia, ai carabinieri e ai magistrati. Ecco, soprattutto internamente. Noi pensiamo che in questa fase
ci saranno delle questioni tra paesi NATO, tra Federazione Russa, però riuscire a dialogare e a mettere sì anche delle azioni condivise tra forze di intelligence della Federazione Russa, dei paesi UE e dei paesi NATO sia necessario appunto per garantirci da queste persone. Velocemente, però sì. C'è una piccola contraddizione in questa sua affermazione, perché se è vero che lei riconosce che comunque la Russia fa qualcosa contro il terrorismo islamico, è anche vero che dalle intercettazioni di oggi, dalla storia di oggi, si dimostra che esiste un punto nevralgico in cui l'ideologia islamista viene un po' a irradiarsi nel mondo, e quel punto è la Siria, è Raqqa, è laddove l'ISIS riesce anche ad arruolare delle persone. Come si può conciliare anche una forma di pacifismo, cioè di non guerra, con questo fenomeno incredibile? Cioè, se non si sradica lì il terrorismo, non lo si può combattere. Questo vorrei capire se lei lo riconosce o no. Perché a coloro che vogliono utilizzare delle altre armi gli venga detto per forza pacifisti, come se fosse qualcosa, non so, un insulto. Cioè, non voler la guerra non significa che non voglio gli arresti o che non vogliamo maggiori risorse alle forze di intelligence, o anche sì rinunciare a un certo tipo di libertà in una fase drammatica. Questo voglio parlare con voi, scusate. Non è che uno è pacifista in sé, tu cur. Di Battista, questa cosa che ha detto è importantissima, rinunciare a alcune libertà. Questa è una delle posizioni che non c'è soltanto il Movimento 5 Stelle, ma in giro per il mondo è un grande tema. Da 10 anni che già succede. Ma lei, per esempio, scusatemi, voglio fare una domanda di curiosità. Tra Apple e FBI, si ricorda che c'era quel problema lì? Lei sta con l'FBI o con l'Apple? Apple non voleva dare i codici per sbloccare quel telefonino. Lei, secondo lei, la nostra cultura occidentale deve stare un po' più con l'FBI o un po' più con la Apple? Ora, non più che citare l'FBI, in questo momento storico così complesso io sto un po' di più con le forze dell'ordine. Grande, ho capito benissimo, cioè una cosa semplice. Orlando, ho fatto un'intervista di un minuto e mezzo, perché Orlando ci pone un'altra questione di cui voglio parlare con voi, perché è il secondo step. Oggi il Presidente Mattarella lo ha detto a tutti quanti, cioè ha detto la corruzione della politica è un altro dei cancri di questo paese, l'ha detto, e dobbiamo unirci tutti quanti. Orlando dice che dobbiamo cambiare alcune cose nella giustizia, in questa polemica tra magistrati e politici, questa è la posizione del governo. Ministro, siamo ritornati ai tempi di conflitti tra magistratura e politica, mi sembra. No, guardi, si stanno facendo delle riforme e su queste riforme si possono avere opinioni diverse. Noi non abbiamo nessun interesse né intenzione a fare delle riforme contro la magistratura. Credo che non ci sia un governo che ha fatto così tanto sul fronte del rafforzamento degli strumenti per la lotta alla corruzione. In quella delega c'è contenuto un punto che è poco emerso. Cioè la possibilità di utilizzare le intercettazioni in modo più semplice quando si tratta di reati contro la pubblica amministrazione. E questo a proposito di un racconto che si fa di una politica che cerca soltanto di proteggere i corrotti. Quindi più intercettazioni quando riguarda la pubblica amministrazione. Intercettazioni più semplici quando si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, per esempio corruzione, concussione. Sta armando i magistrati? Stiamo facendo una lotta seria alla corruzione, ma contemporaneamente pensiamo che questa lotta si possa fare senza utilizzare le informazioni che non hanno rilevanza penale in modo improprio. Ma perché la giustizia civile, che poi riguarda milioni di italiani, interessa così poco dal suo punto di vista? Perché fa più tipo l'avviso di garanzia al politico, la corruzione? Non ho mai visto, o almeno ce ne sono abbastanza poche serie televisive dedicate ad avvocati civilisti. La giustizia penale interviene sul potere, quindi sul potere finanziario, sul potere politico, e quindi ha una rilevanza pubblica dal punto di vista mediatico più forte. Le intercettazioni, i vari decreti che hanno fatto i singoli tribunali, è la via che seguirete per la riforma? È una strada, a mio avviso, una strada interessante, e credo che sia anche il segnale del fatto che alcune preoccupazioni che sono emerse negli ultimi anni riguardo a un utilizzo improprio delle intercettazioni non sono solo della politica, ma sono anche di una parte significativa della magistratura. Quello che credo vada evitato sono i duelli a distanza, magari utilizzando degli slogan, perché non serve a nessuno. Grazie Ministro. Onorevole Di Battista, scuoteva un po' la testa, dice facciamo più intercettazioni sulla corruzione, cioè andava avanti, oltre. Io dopo 3 anni in Parlamento alle chiacchiere, alle parole degli esponenti del governo Renzi non ci credo più. Questi scrivono una legge anticorruzione che di anticorruzione non ha nulla, fanno una legge che si chiama Jobs Act ma che non ha portato di fatto lavoro, per cui sa i bugiardini di alcune medicine, oppure che non so, i contratti per le aspirapolveri, così sono le leggi renziane.
In grande c'è scritto che le puoi ridare indietro l'aspirapolvere senza pagare nulla, poi se leggi i codicilli c'è sempre la fregatura per i cittadini. Quindi io non mi fido delle parole del Ministro della Giustizia come mi fido delle parole di Renzi. Io noto che in questi 3 anni, questa è la mia esperienza, sì, di parlamentare della Repubblica, non si è mai lottato adeguatamente contro la corruzione, che è un cancro. Io ricordo, tra l'altro, una cosa, nella Prima Repubblica, per riprendere un po' quel che diceva Davigo, nella Prima Repubblica si rubava. È vero che si stava un po' meglio complessivamente, perché? Perché comunque c'era maggiormente un controllo sulla moneta, lo Stato poteva fare politiche espansive, non c'era il pareggio di bilancio. Cioè, paradossalmente, non sto giustificando la corruzione, i drammi della corruzione della Prima Repubblica riuscivano a nasconderli meglio attraverso delle politiche economiche, il debito, esattamente il debito. Noi siamo, insomma, per altre questioni contrarissimi al pareggio di bilancio, ma questo è un altro discorso. Oggi un fenomeno corruttivo è direttamente legato a un problema che vive il cittadino sulla carne viva. Corrompere, che viene dal latino, che significa rompere in tanti pezzi. Oggi la corruzione ha rotto in tanti pezzi la sanità pubblica, la pubblica amministrazione, lo sport, la politica, l'istruzione. Cioè oggi è talmente grave la questione che occorrono evidentemente delle leggi di emergenza straordinarie rispetto al problema che il Movimento 5 Stelle ha costruito. Abbiamo un pacchetto, perché nonostante mentano su di noi abbiamo una serie di soluzioni, uno può essere d'accordo o meno, cioè? Per esempio l'agente provocatore, per esempio la riforma della prescrizione, per esempio quel famoso DASPO per i corrotti. Io pretendo che se un imprenditore, anche per il bene della stragrande maggioranza degli imprenditori onesti, corrompe un politico, tra l'altro utilizzando i fondi neri creati dai falsi in bilancio, quell'impresa non possa più partecipare a bandi pubblici per la posizione, sempre. Dice, chiarissimo, mi sembra molto chiaro, agente provocatore, tra l'altro lo dice anche, mi sembra, il presidente dell'ANM Davigo, e anche il procuratore nazionale antimafia. Lo dicono un po' tutti. Provoco, i 5 Stelle e il PD hanno un problema simile, perché non capiscono che il problema della corruzione non è l'intimidazione, cioè chi corrompe non va intimidato, va disarmato. Negli ultimi 20 anni sono aumentate le pene, sono aumentate a dismisura le pene, adesso ci sarà forse una riforma sulla prescrizione che il 5 Stelle vorrebbe ancora più dura, ma il PD farà probabilmente con Alfano in maniera più sobria. Però il punto è proprio quello: per combattere la corruzione devi combattere la eccessiva burocrazia che esiste nel paese, tutta quella parte di paese che crea spesso le condizioni per poter... è populismo giudiziario quello di chiedere populismo giudiziario chiedere una maggiore tempi di prescrizione? Perché spesso non avendo gli strumenti anche politici e anche se vogliamo un po' morali per poter combattere in questo modo gli eccessi di burocrazia e quindi la corruzione da questo punto di vista, si ricorre sempre al populismo penale, cioè aumentiamo le pene, aumentiamo la prescrizione, ma non è quel problema. L'Italia non ha un problema di processi troppo corti, ha un problema di processi troppo lunghi. L'Italia non ha un problema di processi che devono diventare di intercettazioni che devono essere utilizzate in modo ancora più indiscriminato, ha un problema opposto, cioè ha un problema legato al fatto che le intercettazioni, per esempio, citando appunto la vostra intervista ad Alfano, vengono utilizzate in un modo assurdo, in un modo che trasforma l'Italia in una teocrazia, in una dittatura delle intercettazioni guidata da un partito del processo mediatico. Buonasera, fact checking, voglio sapere velocemente se la prescrizione, perché di questo stiamo parlando, quanto incide sui processi in Italia? Buonasera. Buonasera Nicola. Guardiamo subito la grafica 31. Nella grafica 31 vediamo quanti sono le prescrizioni nei procedimenti penali denunciati sul totale di quelli che sono i reati. 123.000 prescrizioni. Questi sono sul totale di tutti i reati denunciati dalle forze di polizia e all'autorità giudiziaria. È un conto molto ampio, come vedi è soltanto il 4,26%, perché ci abbiamo messo dentro tutti i reati denunciati, ma andiamo a vedere invece cosa succede nei tribunali. Guardiamo l'ufficio dove avvengono la maggiore quantità di prescrizioni, è la Corte d'Appello, in cui su 100.000 procedimenti definiti nel 2013, 21.521 sono finiti in prescrizione, quindi un 21,51% del totale. Aggiungo un dato, posso? Sì. Il dato significativo, secondo me, che fa capire quanto sia inutile aumentare i tempi di prescrizione è che la maggior parte delle prescrizioni avviene nel momento dell'indagine. È così? Abbiamo anche questo dato nella grafica 81. Cioè? La grafica 81 sono, potete vedere in questa tabella, nella prima parte, vedete, se riusciamo ad averla, vediamo quante sono le prescrizioni che avvengono durante il giudizio, quindi durante le varie fasi del processo. Sono il 36,2% del totale.
Invece sotto, nella seconda parte della tabella, vedete nelle varie fasi dell'indagine quante sono le prescrizioni. Allora, sono 63,8% le prescrizioni arrivano durante le indagini. Quindi, Di Battista, no? Fermati, voglio capire, Di Battista, il problema è prima forse del processo, oppure mi spieghi bene questa contraddizione apparente? Innanzitutto io sulla... Che non riguarda Di Battista, riguarda anche i magistrati, perché hanno detto che la prescrizione prima, la vogliono più. Prima il direttore Cerassa ci ha accomunato al PD e io sono pronto a querelare su questo. Rispetto all'aumento delle pene, io sono anche d'accordo. Il problema dell'Italia non è aumentare per forza le pene, è che i colletti bianchi non ci vanno in galera. Rispetto alla Germania, in Italia i colletti bianchi in galera non ci vanno. La nostra proposta sulla prescrizione è vero, cioè la prescrizione non è qualcosa per forza di osceno, è un istituto che è anche a tutela del cittadino, che non può essere indagato per l'eternità, ma per l'amor di Dio, anche perché a un certo punto lo Stato perde l'interesse di indagare un determinato cittadino su un determinato reato. Però nel momento in cui si arriva, questa è la nostra proposta, rinvio a giudizio, quindi quando non c'è soltanto l'intervento di un giudice che fa le indagini, ma anche di un altro giudice che convalida la richiesta di procedimento penale, noi crediamo che in quel caso la chiediamo con una proposta di legge che venga sospesa. Però siamo anche d'accordo, dato che ci dite che non siamo pronti al compromesso in Parlamento, che siamo quelli duri e puri, che per me comunque l'intransigenza in questa realtà nell'Italia delle 5 organizzazioni criminali, perché ora abbiamo anche Mafia Capitale grazie al PD a Roma, per me l'intransigenza è un valore. Sì. Noi siamo anche disposti a trovare un compromesso con il partito di maggioranza affinché venga sospesa la prescrizione quando c'è una condanna di primo grado. Sappiate, e l'esempio Galan che è decaduto ieri è palese, nel momento in cui il delinquente, perché ci sono dei delinquenti, sa di essere colpevole e sa che si arriverà a sentenza o di assoluzione o di condanna e che non potrà allungare il brodo fino ad arrivare a prescrizione, spesso il delinquente stesso, per non pagare fior di quattrini avvocati e per ottenere degli sconti di pena o il rito abbreviato, chiede appunto magari un passeggiamento. Però stiamo girando attorno a quel numero è importantissimo. Perché? Perché ci dice qual è il vero problema della giustizia in Italia, è investigativo, cioè non sappiamo più fare le indagini. Perché? Perché purtroppo, e questo si lega anche alle intercettazioni, spacciamo per prove ciò che prova invece non è, spacciamo per prova provata un'intercettazione, una chiacchiera, una millanteria, e poi spesso che succede? Che nei processi, dovendo dimostrare un reato, si chiamano 40.000 testimoni. È chiarissimo. Cosa ne pensano Nordio e Caselli? Io penso che sia una proxy di quello che forse pensate voi due qua, attraverso due voci autorevolissime di magistrati. 35 anni fa, nel luglio 1981, il leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, pose il tema della questione morale. Oggi, secondo lei, esiste una questione morale in politica? Esiste soprattutto l'eclissi della questione morale. Non si vuole parlarne anche quando sarebbe il caso. Intanto ritengo che non vi fosse nessuna legittimazione da parte del segretario di un partito che prendeva i soldi dall'URSS, che aveva a sua volta i missili nucleari puntati sulla nostra testa, a parlare di questione morale. Detto questo, esisteva ed esiste una questione giudiziaria e una questione politica. La prima va risolta nelle aule giudiziarie, la seconda va risolta in termini elettorali. Purtroppo non credo le cose siano cambiate molto rispetto a 20 anni fa. La classe politica del 2016 è più corrotta di quella dell'era di Tangentopoli? Non lo so, non voglio fare graduatorie, voglio dire che il problema della corruzione esiste anche oggi come è esistito drammaticamente allora. No, la differenza tra ieri e oggi è che oggi la corruzione si è estesa, come abbiamo visto nelle inchieste per esempio qui a Venezia del Mose, anche agli organi di controllo, e quindi direi che è più diffusa. Per il resto siamo come 20 anni fa. Matteo Renzi ha parlato di barbari giustizialista, lei cosa ne pensi? Io sono stato in magistratura per una 50 d'anni, sono stato accusato ai tempi dell'antiterrorismo di essere un fascista al servizio di Dalla Chiesa, poi sono andato a lavorare a Palermo, sono stato accusato di essere un comunista, poi sono tornato a Torino sul versante dei violenti del movimento Notav, non del movimento, sono tornato ad essere un fascista. Ecco, basta con queste etichettature, basta con questi slogan. Anche giustizialismo è una parola che non esiste neanche nel lessico giuridico, è stata inventata proprio per rovesciare la verità rispetto a quello che è realmente accaduto. È un'espressione che io condivido, del resto lo stesso presidente Scalfaro
tanti anni fa aveva parlato di tintinnio di manette. C'è stata una esagerazione nella custodia cautelare nella prima Tangentopoli. Io stesso ho detto che qui a Venezia io ho qualche volta usato la custodia cautelare in modo sempre legittimo, ma non sempre necessario, e quindi una certa barbarie giudiziaria, tra virgolette, forse c'è stata. Da magistrato, un'esperienza ultradecennale, un antidoto, dei provvedimenti per combattere la corruzione in politica. Gli agenti provocatori, i premi a chi parla, tutti in c***a, più facilmente scoprire la verità. Non serve aumentare le pene, non serve introdurre nuovi reati. Il potenziale corrotto non va intimidito, tanto non prende mai paura, va disarmato. La semplificazione normativa quindi è il primo strumento per combattere la corruzione. Intervista di Massimiliano Lenzi è reale. Agenti provocatori, è una vostra proposta e sarà quella su cui punterete, Di Battista? Abbiamo poco tempo. Una delle tante proposte. Io vi dico che scoppia lo scandalo mafia capitale e la risposta del Partito Democratico è mettere mano alle intercettazioni. Scoppia lo scandalo di Trivellopoli che coinvolge il governo Renzi e la proposta anche del Presidente emerito della Repubblica Napolitano, immediatamente mettiamo mano alle intercettazioni. Io vi chiedo una cosa, proviamo ad andare oggi in un mercato di Roma, domani, oppure a parlare con un imprenditore strozzato dalle tasse, o un pensionato minimo, uno studente che esce dall'università. Chiediamogli onestamente se per loro la priorità di questo Parlamento debba essere la riforma delle intercettazioni e se troviamo 10 persone che ci dicono di sì, io la riforma delle intercettazioni la scrivo e la deposito. Fatemi soltanto dire una cosa. Il Movimento 5 Stelle ha delle altre priorità per questo Paese. Può non piacere o non piacere, ma abbiamo un piano nazionale energetico che è una manovra economica. Abbiamo un sostegno alla piccola e media impresa che facciamo quotidianamente. Abbiamo un pacchetto anticorruzione, abbiamo una proposta di reddito di cittadinanza. Noi crediamo che queste siano le priorità del Paese e non la riforma delle intercettazioni. Ci sono, secondo me, in questo momento due Italie che sono rappresentate un po' dall'intervista che abbiamo visto, un po' anche dall'onorevole Di Battista e i suoi avversari. Italia che alimenta e che vuole alimentare, considera legittimo alimentare il processo mediatico, e l'Italia invece che lo vuole disinnescare. Queste due Italie si scontrano sul tema intercettazioni. Perché c'è un'Italia che considera legittimo utilizzare le intercettazioni come uno strumento per dare ai magistrati il potere di poter interferire anche sui peccati, non solo sui reati. Io con questa Italia non voglio avere nulla a che fare. Grazie, e poi c'è un'altra Italia nella quale mi riconosco e che invece vuole disinnescare.